Ciao a tutti. Buona giornata con fortuna, felicità e felicità con i tuoi cari. Quali sono i segni oggi? Guarda il video per scoprirlo. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 28 febbraio 2021. Oroscopo Vergine di oggi. Padroni della situazione con la luna piena. Domenica niente male per voi, e se intorno vedete solo musi lunghi o protetti dalla mascherina, voi vi sentite forti e con ragione. La salute non si preserva e tantomeno non si costruisce nel giro di pochi giorni, e voi sempre derisi da familiari e amici come ipocondriaci, ora vi godete almeno il trionfo del vostro stile di vita sano e corretto. Buona alimentazione, vari integratori, tanta verdura e frutta ricca di vitamine. Infatti state benone e contro ogni aspettativa vivete serenamente questo momento difficile. Esagera chi invoca le antiche profezie come segno della fine dei tempi. Certo, gli errori si pagano e il segnale che l'umanità sta deragliando è forte e chiaro, ma fortunatamente ancora in tempo per accogliere il segnale e cambiare rotta, ponendo rimedio agli errori compiuti. Voi sicuramente lo farete, forti del super trigono mediato dal vostro segno e dalla luna piena che lo abita, con Urano e Plutone, dal significato trasparente. Uno è il sovvertimento di abitudini e valori, il caos assoluto, l'altro l'energia che riarmonizza e riunifica le parti disgregate, in pratica un gran caos per instaurare un ordine nuovo. Astro tarocco del giorno per Vergine. 10 spade. Dolore e angoscia si potrebbero impadronire di voi e darvi problemi e noie conseguenti. Periodo tormentato da dubbi, incertezze, in amore tutto sembra compromettersi sotto la forza di litigi e rotture frequenti. Un periodo in cui non bisogna distrarsi assolutamente per non incorrere in errori che potrebbero rivelarsi fatali. Poche possibilità oggi di organizzarsi la serata come vorreste. Sembra che tutto si allontani improvvisamente o che vi dia noia. In fin dei conti restare qualche serata a casa non è poi un gran male. Oggi potreste arrivare tardi a qualche appuntamento a causa del traffico o di qualche ingorgo importante. Cercate di anticiparvi possibilmente. Fortuna in arrivo per i nati di mattina. Siate più pazienti e tolleranti, oggi non è proprio il giorno di esplodere. Usate il massimo della diplomazia. Oggi Mercurio potrebbe giocare qualche brutto scherzo a chi ha dei segreti da difendere. Meno parlate meglio è. Cambierai qualcosa nella tua casa, i cambiamenti saranno in meglio. Presta attenzione però ai conti. Oggi mal sopporterete una persona particolarmente insidiosa e pettegola, le vostre possibilità di stabilire con lei un corretto rapporto sono prossime allo zero. Oggi vi sentirete particolarmente affascinanti e questa vostra carica saprà regalarvi qualche successo importante. Un obiettivo che vi siete prefissi sta per essere raggiunto. Non avete davvero di che lamentarvi. I vostri sforzi e il vostro lavoro sarà presto premiato. Dovendo chiarire qualcosa con persone che conoscete, fatelo prima possibile per evitare che i rapporti si deteriorino definitivamente. Avete ancora molte opportunità di salvare amicizie e relazioni. Non fatevi prendere dallo sconforto se avvertite sentimenti contrastanti verso una persona che secondo voi vi stia facendo soffrire senza motivo. Che vi piaccia oppure no, oggi dovrete condividere con altri i vostri amici ed i vostri affetti. Infatti non potete pretendere di averli tutti per voi sempre o quando vi occorrono, la loro vita non gira esclusivamente intorno alla vostra. Sicuramente preferireste divertirvi con i vostri amici o anche da soli, ma ci sono degli incarichi che vi attendono già da un po' e non avete più tempo per rimandarli. Prendetela meno seriamente e cercate di proseguire con il vostro studio o con il vostro lavoro, senza pensare agli altri. Penultimo giorno di febbraio un po' faticoso, ma non negativo. A darvi un po' più di da fare nel vostro clan parentale, di figli e figli, sorelle e fratelli, genitori eventualmente pure, ci pensano oggi il Sole, Venere e Nettuno nei Pesci, tecnicamente negativi, obbligandovi a gestire la famiglia con il vostro garbo e il senso di equilibrio. Nella virtù di conciliatori non siete infatti secondi a nessuno e la spendete per riportare l'armonia in un ambiente che si qualifica come un po' troppo caotico quest'oggi. Per quanto vi riguarda dovete controllare lo stato della vostra salute e tutelarvi dagli attacchi di stagione, come raffreddori, influenze stagionali varie.
Venere è in opposizione e questo non è mai un bene per l'amore. Se già la vostra coppia era in crisi, adesso le cose possono peggiorare ulteriormente. Per quanto riguarda il lavoro, i più giovani sono chiamati a prendere decisioni e scelte importanti. Punto. Il segno della Vergine avrà una giornata non proprio al top. In amore bisogna trovare nuovi stimoli e sul lavoro c'è bisogno di mantenere più alta la concentrazione. Prima di tutto, però, date una sistemata alla vostra vita privata per evitare tutte le distrazioni. Punto. Oggi non sarà una bella giornata per te. In amore hai bisogno di trovare nuovi stimoli visto il trascorso di coppia. Nel lavoro c'è bisogno di maggiore concentrazione. Prima però sistema la tua vita privata per evitare ogni tipo di distrazione. Forse avrete qualche dubbio in più, rispetto alle scorse giornate, su un progetto che state portando avanti, ma questo non vi dovrà fermare. Basterà chiedere aiuto, cosa che vi pesa non poco, appunto. Per voi, ammettere di avere bisogno di qualcuno che vi dica cosa fare, significa perdere il controllo e non avere più l'egemonia su quel che vi circonda. Se ci pensate, è abbastanza inquietante, punto. Coccolati dalla luna piena nel vostro segno in combutta con Urano, ma ostacolati dalla coppia Sole-Nettuno che le dà contro. Vi credete padroni delle vostre emozioni, invece siete oltremodo influenzabili. Il vostro umore infatti dipende da quello del partner. L'ambiente condiziona musi e sorrisi. Appellatevi a Plutone, che vi aiuti a tenere duro, punto. Amore ed Eros, le vostre antenne non sbagliano. Il partner vi nasconde qualcosa ma non è detto che sia un tradimento, forse un problemino di lavoro, o un malessere che lo spaventa. Stategli vicino e storcetegli la verità con ingannevole dolcezza. Passione incendiaria nel lettone, il partner sa il fatto suo e vi insegna parecchie cosette, corso di tantra o scuola di geishe, punto. Non ti sentirai particolarmente disponibile alle offerte amorose soprattutto nelle prime ore della giornata, quando ti sentirai in preda all'inquietudine. E se nel corso della serata nascerà qualche piccola incomprensione con la persona amata, ebbene scoprirete che è molto facile ritrovare accordo e intesa nella calda complicità dell'amplesso, punto. Con la forza del dialogo arrivate a capirvi con il vostro amore e a sciogliere ogni dubbio che vi aveva un po' messo in crisi nei giorni scorsi. La vostra dolce metà vi apprezzerà di più per essere stati sinceri, per aver saputo prendere in mano la situazione e per aver dimostrato ancora una volta quanto ci tenete al legame di coppia, punto. Lavoro e denaro, se siete di turno vi date malati, la scusa regge bene perché il raffreddore c'è davvero. E magari per sicurezza toccherà farvi anche il tampone. Prendete lo spunto per riposarvi e non fare nulla. L'ozio non è sinonimo di inconcludenza. Quando la mente è a riposo le antenne captano idee e suggestioni meravigliose. Punto. Oggi la situazione astrale si presenta piuttosto negativa. Sarebbe meglio attendere e riflettere prima di prendere decisioni nel settore professionale. Sul fronte economico, i nati della terza decade dovranno stare attenti ad organizzarsi con diligenza per scansare ogni pericolo di furti e smarrimenti. Punto. Disciplinati come voi, è raro incontrare altri segni dello zodiaco. Questa fondamentale qualità vi servirà per mettere ordine in un impegnativo progetto di lavoro che riorganizzate con particolare cura, precisione e competenza. Punto. Benessere, braccio di ferro tra voi e i malanni di stagione, in particolare mal di gola e starnuto, state per soccombere ma vi salvate in corner con il vin brûlé. Ricordate però di dar fiamma ai vapori, la gradazione alcolica potenziata dallo zucchero minaccia di stendervi, punto. Usate una certa cautela nell'affrontare viaggi e sport, curate la vostra salute con attenzione e alimentatevi in modo quanto più sano possibile. Probabili disturbi della settimana, emicrania, influenza o raffreddore. Rigeneratevi con un più assiduo contatto con la natura e ascoltando la magica musica di Bach. Punto. Per lei, donne con la gonna felici di esserlo, ora che in cielo la femminilità trionfa in tutte le sue migliori prerogative. Stop alla prigionia di mariti ossessivi e datori di lavoro arroganti e spesso anche pressanti. Voi valete, punto. Per lui, affettuosi con la vostra lei e fortemente consapevoli di quanto vi stia dando nella vita. Lavora, educa i bambini, vi prepara pranzetti deliziosi e ogni volta che avete bisogno di un consiglio o di una coccola, c'è. Più che una donna, una fata, punto.
colore delle emozioni, rosa corallo, punto. Barometro dell'umore, soleggiato, punto. Pagellina del giorno, sentimenti, 10, attività, 8, finanze, 8, benessere, 8, punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox, punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo. Thank you.